Io avevo due passioni. Avevo la passione di fare del business, cioè di inventarmi qualche attività che mi desse il pocket money che la famiglia magari mi teneva un po' stecchetto, e quello invece di fare barca, cioè andare per mare. Due passioni che hanno portato al successo Paolo Vitelli, torinese dell'anno 2022, che con la sua Azimut è diventato il più grande produttore al mondo di barche a motore e yacht di lusso. Un fatturato di 1,2 miliardi di euro, 6 cantieri in Italia e in Brasile e una sede centrale ad Avigliana. Un grande messaggio per i ragazzi oggi, una grande impresa e una grande eccellenza del nostro territorio in un settore non scontato come quello delle barche, dove in un posto dove non c'è il mare. Il sogno e la passione che diventano missione si trasformano in eccellenza attraverso il connubio tra innovazione tecnica, design e competenze tutte sabaude. La serietà del lavoro, tipica di noi piemontesi. E poi noi abbiamo delle competenze eccezionali nella meccanica, nei montaggi, nella componentistica, nel lavoro organizzato con una linea, non dico una linea di montaggio, ma con un'organizzazione. Presto a prendere le redini dell'azienda la figlia Giovanna. È un passaggio assolutamente naturale, è una donna brava, più brava di molti uomini, che ha mangiato pane e barche tutta la sua vita. Insomma, è una bellissima, naturale continuità imprenditoriale.